Buongiorno, eccoci in un nuovo video tutorial di GCAD 2024 e ci dedichiamo all'inserimento delle campiture, i famosi tratteggi. Dal menu Home è possibile andare ad evidenziare il menu relativo appunto alle campiture e al tratteggio. Ci sono varie modalità. Il tratteggio include tutte le varie funzionalità. Tratteggio per punto interno permette quindi, cliccando all'interno di un'area chiusa, mi dà la possibilità di generare quella campitura solo per quell'area. Poi abbiamo la possibilità di crearci un contorno esterno oppure di importare il tratteggio, il file formato .pat. Allora, iniziamo dal tratteggio per punto interno. Vado a cliccare sull'area chiusa che mi interessa e in automatico si apre quello che è il mio menu di gestione e automaticamente posso scegliere quello che è la mia campitura, che può essere o colorata, quindi solido, oppure andare a scegliere quelle che sono le varie modalità di campitura. Cliccando su OK, automaticamente mi va a creare quello che è la mia campitura. Se io clicco praticamente le informazioni del tratteggio, posso andare sulle proprietà del retino e andare a scegliere quelle che sono le caratteristiche del retino. In particolar modo posso scegliere quelle che sono le caratteristiche del colore, oppure posso andare a definire anche quello che è la trasparenza o spegnere ad esempio anche quello che è il contorno. Colore di riempimento oppure anche il contorno praticamente dell'area esterna. Adesso vediamo un attimo insieme quello che è la campitura classica. Andiamo sempre sul nostro menu Home tratteggio e vediamo qui ci dà la possibilità di scegliere o per punti o per oggetto. Ovviamente se abbiamo un oggetto tipo un rettangolo, una pollina chiusa, è un oggetto lo posso gestire come tale. Se invece è comunque un elemento in cui delimita un'area chiusa, posso scegliere per punto. Quindi io clicco P, confermo con invio e automaticamente mi chiede di inserire il punto. In questo caso io vado a scegliere la mia campitura e clicco su OK. Allora, per quanto riguarda le campiture, come vedete, ci sono varie tipologie di campiture. Questa qui, ad esempio, in base alla visualizzazione dello zoom del mio disegno si va ad adattare anche quello che è la campitura, quindi una campitura dinamica e non mi permette quindi di andare a gestire quella che è la scala del retino. Però se invece io vado ad utilizzare un altro tipo di campitura, adesso vi faccio vedere, vado di nuovo sul tratteggio, quindi lascio punto P, posso confermare anche col tasto destro del mouse, vado sulla funzione successiva, quindi seleziono il punto interno. Se io vado a scegliere la funzione pattern, posso scegliere quelli precaricati e andiamo a utilizzare per esempio ANSI 31. Clicco su OK, mi crea quella che è la campitura, però vedete no, all'aumentare della da ridurre dello zoom non mi va ad adattare la scala, quindi vado su proprietà retino e posso automaticamente andarmi a cambiare quello che è la scala di visualizzazione, per esempio 0, 2. Vedete, in automatico si è adattato anche la scala del mio retino. Per quanto riguarda ancora l'importazione del tratteggio, ad esempio io posso fare importa tratteggio d'archivio e posso caricarmi i miei punti PAT, quelli utilizzati classici anche di AutoCAD. Per finire vediamo come poter appunto generare anche un contorno. Allora, quando io ho delimitato quello che con delle linee, un'area, un perimetro, io posso utilizzare contorno, andare a selezionare col punto interno l'area e vedete questa qui è una polilinea chiusa di colore rispetto al layer utilizzato e quindi posso crearmi il mio contorno.